si è persa lo spirito in questo purgatorio, che la realtà. Andiamo con me. E forse capiremo il viaggio di una persona. Può vivere una vita esposta o clandestina. Per tutti sei conosciuto e sconosciuto allo stesso tempo. Sei amato e ignorato. Puoi scegliere il tuo destino o puoi lasciare che qualcun altro lo scelga per te. Forse lei sta cercando questo, la possibilità di scegliere. Un'opportunità, una speranza che i desideri che cerchiamo di più nella vita possano in qualche modo essere alla nostra portata. Come se per raggiungerlo bastasse stendere la mano. E proprio lì iniziare a sentire sulla punta delle dita. Non riesco a trovare la via. Conosco questo posto. Ho percorso le sue strade tante volte. Ma ancora non riesco a trovare quello che sto cercando. Sembra nascondere un segreto, una storia interiore piena di fantasmi e apparizioni, impacchettata nitidamente in un libro, rigo dopo rigo, pagina dopo pagina, accuratamente segnata in una copertina dura e impenetrabile e tenuta stretta a te. Thank you.
assicurare l'importanza di ogni suo crescendo e di ogni suo infrangersi. Come facciamo con le nostre vite? Come se i nostri nonni fossero un'onda, i nostri genitori ne fossero un'altra e poi no. Nasciamo di un piccolo urto per diventare esseri viventi, pieni di energie. Alle nostre spalle sta già crescendo la generazione futura. Non abbiamo neanche il tempo di voltarci per accorgerci che ci stiamo consumando, che la nostra breve vita sulla riva è già stata rimpiazzata dalla prossima onda. Chi si ricorderà di questo momento? Sono sola. Chi si ricorderà di questo momento? Sono sola. Tutta sola. C'è un'eclisse solare. Il cielo da blu diventa nero. Il vento è quasi visibile mentre danza sul mare. La gente si muove lentamente, persa in un sogno. Posso vedere le sue mani, delicate che tremano, nonostante faccia caldo. Scrivere qualcosa su un pezzo di carta sembra scossa. Una nota fuori dal finestrino. Stai qui, vado a prenderla. Qualsiasi cosa succeda, non ti muovere, non farti notare. Siamo solo osservatori e non possiamo conservare nessuna evidenza. Scusi, che fa? Perché sei qui? Per favore, ma l'ha visto? Eccolo. Ci ho messo un po', però tutto tirando sotto un'auto. Aprilo per me lentamente. Cercato a lungo, molto a lungo, così a lungo, per ore, giorni, mesi, anni, secoli. Ho cercato così a lungo che ho dimenticato quello che stavo cercando. La mia ombra si è allungata epoca dopo epoca. Ho visto la città crescere intorno a me, cadere a pezzi e risorgere di nuovo. Non posso più stare qui da sola. Così ho preso tutte le mie lacrime e tutti i miei timori e tutta la mia speranza e tutta la mia gioia e tutta la mia sofferenza e tutte le mie risate e le ho strette tra le mani sin dall'inizio dei tempi. Si è condensato in questa pietra un piccolo residuo insignificante di tutta la mia storia. Tienilo stretto in mano. Finalmente nelle tue mani è completo, aggiungendovi il tempo che hai speso qui con me, in questa città. Dobbiamo uscire da questo punto. Ti è stato dato qualcosa di troppo prezioso. È tempo presso un prestito e non è giusto tenerlo.